ci raggiunge notizia che un settimanale italiano il lunedì successivo avrebbe fatto uno scoop con queste dichiarazioni, una notizia che sino a quel momento era rimasta sempre segreta, capimmo subito che dovevamo battere sul tempo il giornale e comunque battere sul tempo la propalazione di questa notizia. Ispirato all'opera di Paolo Borsellino, essendo stato di Ruggero Cappuccio, il premio per la legalità, per l'impegno civile nel campo della cultura, delle arti, dell'ambiente e del sociale, di scena a Valdo della Lucania, un progetto a cura di Carmen Lucia e Teresa Paola Marrone. L'evento si terrà lunedì 19 marzo presso il Teatro Leo de Bernardines di Vallo della Lucania con inizio alle ore 20. Una cerimonia di conferimento di riconoscimenti a persone che si sono distinte per l'impegno nella lotta alle mafie, nella divulgazione della cultura, della legalità nelle arti, nel campo sociale del volontariato, nella diffusione della cultura tra i giovani e le fasce deboli, nella difesa dell'ambiente, nella promozione dei principi della cittadinanza attiva e del rispetto del territorio. L'idea del premio, patrocinato dall'amministrazione comunale di Vallo, si ispira all'opera Paolo Borsellino, essendo stato scritto e interpretato da Ruggero Cappuccio, il monologo teatrale transcodificato in un docufilm in occasione del ventennale della scomparsa del magistrato palermitano, con l'introduzione del procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, dà corpo al ricordo di un uomo che, ferito a morte nell'attentato di Via D'Amelio il 19 luglio del 1992, ripercorre gli ultimi istanti di una vita spesa per la giustizia e la lotta alle mafie. In questa tragedia Paolo Borsellino è il magistrato che sul confine tra vita e morte si interroga sui conflitti tra Stato e mafia. La morte di Falcone ovviamente mi ha lasciato in uno stato di grave situazione psicologica per il dolore provato, in quanto non si tratta soltanto di un collega o compagno di lavoro, ma si tratta probabilmente del più vecchio dei miei amici che è venuto meno. La manifestazione di Vallo si svolgerà in due momenti, lunedì mattina presso l'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Enrico Cenni alle 10.30 Cappuccio incontrerà una parte dei ragazzi per un dibattito. All'incontro prenderà parte anche Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pestum. Nella serata presso il Teatro Leo de Bernardini si terrà il Redering Concerto e saranno premiati artisti, forze dell'ordine, tra cui il capitano della Compagnia Carabinieri di Vallo, Mennato Malgieri, magistrati, docenti e volontari che si sono distinti per l'impegno civile nel campo delle arti, del sociale, della cultura e della legalità.